Ciao e bentornati nel mio canale Coach dell'Anima. Mi avete chiesto in tanti, come mai, anche se voglio cambiare, anche se lavoro su me stesso, su me stessa, non riesco ad andare oltre determinati schemi comportamentali? Come mai mi ritrovo sempre a vivere le stesse situazioni? Come mai, anche se ce la metto tutta, poi alla fine ottengo sempre gli stessi risultati? Avete presente queste situazioni che magari vi incontrate con un amico, un'amica, cominciate a parlare del più e del meno? Siete completamente tranquilli, rilassati, sereni, e poi la persona che avete di fronte dice una cosa che vi fa diventare delle furie, che all'improvviso non controllate più se stessi, cominciate a aggredirla, cominciate a litigare, la persona ovviamente vi risponde a toni perché si sente aggredita, e da una conversazione serena, rilassata, nasce una lite. Poi tornate a casa, riflettete su ciò che è avvenuto e magari vi dispiace pure. E vi chiedete come mai ho reagito in questo modo. Io non avevo intenzione di aggredire questa persona. Stavamo parlando serenamente. Come mai è scattato in me qualcosa che non ci ho visto più? Oppure il contrario, incontrate una persona e la persona vi tratta male, voi non riuscite a tenergli la testa. Poi tornate a casa e siete arrabbiati con voi stessi, che non siete riusciti a tenere il tono alla persona, che vi siete fatti trattare male. Questi sono gli schemi, perché voi conoscete molto bene queste situazioni, voi conoscete molto bene le emozioni che provate durante e che provate dopo, e non vi piacciono e volete cambiare e vi promettete che la prossima volta, quando capita una situazione analoga, vi comporterete in maniera diversa. Eppure, per ennesima volta, non riuscite a farlo. Perché? Per rispondere a questa domanda dobbiamo ripassare com'è fatta la mente umana. Qua sotto, nella descrizione del video dove tratto l'argomento in maniera più approfondita, per adesso vi ricorderò solo che la nostra mente è fatta come un grande iceberg, dove la parte razionale è la punta sopra il livello del mare ed è circa il 5% della nostra mente. La parte sotto, quindi 95% della nostra mente, è quello che non è visibile ai nostri occhi, quello che non conosciamo, ed è la nostra mente subconscia. Qual è la differenza tra la mente conscia e la mente subconscia? La mente conscia, ovvero la mente razionale, è molto lenta, è molto limitata. La mente subconscia riesce a gestire una quantità enorme di dati ed è molto, molto veloce. La mente subconscia non giudica, la mente subconscia esegue. È un vero e proprio sistema operativo per il nostro organismo. È come un computer nel quale abbiamo installato programmi per ogni cosa che dobbiamo fare. Questi programmi vengono installati durante la nostra infanzia, quando noi apprendiamo come funziona il mondo. È là che si crea è là che si creano le nostre convinzioni su come funziona il mondo. E sulla base di queste convinzioni
agisce la mente subconscia. La mente subconscia è quella che ci fa battere il cuore, ci fa respirare, è quella che ci fa camminare. La mente subconscia è quella che ci fa guidare la macchina in maniera automatica. La mente subconscia è quella che ci permette di entrare nella camera da letto buia e trovare l'interruttore al primo colpo. Noi non dobbiamo pensare come guidare la macchina, non dobbiamo pensare come camminare, noi non dobbiamo pensare dov'è l'interruttore. La nostra mano va da sola. Noi in automatico troviamo l'interruttore. E lo stesso succede quando in automatico ci comportiamo in determinato modo con una persona piuttosto che nell'altro. E anche se non vogliamo comportarci in questo modo, noi ci comportiamo in maniera automatica. Adesso, come si formano questi programmi? La maggior parte di questi programmi si forma nell'infanzia, quando noi dalle figure di riferimento apprendiamo come funziona il mondo sulla base di quello che ci raccontano del mondo. Quindi quello che ci trasmettono i genitori per noi è santa sacra verità, e queste diventano le nostre credenze, queste diventano le nostre convinzioni. Le convinzioni possono cambiare nell'arco della vita, si possono installare nuovi programmi nella mente subconscia o attraverso dei traumi ed è un apprendimento veloce, oppure attraverso la ripetizione, perché quando avete imparato a guidare la macchina, certamente non è stato un sistema di credenze trasmesso dai vostri genitori. Avete imparato una cosa nuova attraverso una serie di ripetizioni che poi è diventata un automatismo. Torniamo al discorso delle credenze, torniamo al discorso delle convinzioni. Che cosa sono le convinzioni? Le credenze non sono constatazioni sulla realtà. Le credenze sono comandi, ordini al nostro sistema percettivo e motorio di osservare il mondo e di agire nel mondo in modo da confermare la credenza. Che vuol dire? Per il nostro subconscio, che non giudica, che esegue i programmi, quello che crediamo è un ordine. Come diceva Henry Ford, se tu credi di farcela o di non farcela, comunque hai ragione. La nostra mente si comporterà sempre in modo di dar ragione a quello che crediamo come verità. Le convinzioni possono essere limitanti o potenzianti, perché se io nasco in una famiglia dove tutti e due i genitori sono scienziati e fanno delle ricerche e dicono che la nostra famiglia è stata sempre dotata di una intelligenza fuori dal comune, io cresco con questa convinzione e sicuramente troverò facilità nello studio e sicuramente la mia mente sarà brillante. Se invece cresco in una famiglia dove ci sono le convinzioni dove limitanti, non posso, o meglio, avrò difficoltà di sviluppare i talenti in questa direzione. Qual è la difficoltà? Che noi
nella vita quotidiana non ce ne accorgiamo di queste convinzioni, anche perché le convinzioni sono nella parte dell'iceberg, sotto il livello del mare, quindi non sono visibili alla mente razionale. E dobbiamo andare a scavare per capire quali sono. Una volta che abbiamo capito, le abbiamo cambiare. Esistono una serie di tecniche per poter cambiare le convinzioni limitanti. Prima però bisogna scavarle, bisogna trovarle. Prendiamo qualche esempio, leggendo da un messaggio. Ho bisogno di sapere come fare per poter cercare di cambiare il mio destino. Mi spiego meglio. Io attiro solo persone impegnate, sposate o fidanzate, mai singole. Io attiro il tradimento. Permetto che io ho il terrore. Le attiro in maniera matematica. Se mi contatta o mi vuole conoscere un uomo, è sicuramente impegnato. Se guardo la TV, appena accendo, mi imbatto subito in una storia di tradimento. Se parlo con le persone, i loro racconti sono di tradimento. Secondo voi, perché? Come posso fare a togliermi questa croce d'addosso? Per capire questo schema comportamentale, dobbiamo prima capire che tipo di convinzioni ci sono in fondo. Sicuramente il fatto che io attiro solo le persone impegnate è una convinzione. E sicuramente questa è la convinzione principale. Ricordate, le convinzioni non sono le constatazioni sulla realtà. Le convinzioni sono i comandi per il nostro sistema, sono i comandi per la nostra mente subconscia. E la mente subconscia non giudica, la mente subconscia esegue. E con la sua attenzione selettiva mi fa notare nel mondo ciò che credo. Questo messaggio è eccezionale. Quando parlo con le persone sento parlare di tradimenti. Quando accendo la TV vedo i tradimenti, perché nel mio subconscio ci sono le convinzioni che supportano i tradimenti. Scavando in fondo magari trovo le convinzioni che supportano questa realtà, tipo tutti gli uomini sono poco per bene, tutti gli uomini tradiscono, a giorno d'oggi non si trova più una coppia felice, a giorno d'oggi tradiscono tutti. Se questa è la mia convinzione, ovviamente non posso trovare un uomo tutto per me. Qua abbiamo un altro messaggio. Una persona rientra nella vostra vita dopo 30 anni. Una relazione sentimentale apparentemente impossibile, senza futuro. Il vostro istinto però vi dice che c'è qualcosa che non ci permette di interrompere, nonostante crei sofferenza. Cosa si fa? Si ascolta l'istinto o la ragione? Il vostro istinto vi dice che è una relazione impossibile, che crea solo la sofferenza. Perché a livello istintivo lo avete capito già? Perché sapete che non avete cambiato le vostre convinzioni. Non avendo cambiato le vostre credenze, potete solo ed esclusivamente riprodurre il vecchio copione, il vecchio schema. Riassumendo, come diceva Gandhi,
Le tue credenze diventano i tuoi pensieri. I tuoi pensieri diventano le tue parole. Le tue parole diventano le tue azioni. Le tue azioni diventano le tue abitudini. Le tue abitudini diventano i tuoi valori. I tuoi valori diventano il tuo destino. Se vuoi cambiare la tua vita, se vuoi cambiare la tua realtà, se vuoi cambiare il tuo destino, comincia a cambiare le tue credenze. E per cambiare le credenze dobbiamo capire come funziona la mente, quali sono i suoi meccanismi, quali sono i suoi trabocchetti. Grazie per avermi seguito e al prossimo video.